La scorsa puntata l'ho divisa in due parti, per un semplice fattore. La parte di Natsuki, a differenza di quella di Yuri, ci manca totalmente e sarebbe uscito un video estremamente lungo. Quindi ho deciso di dividere questa storia in due parti. Tra l'altro abbiamo sbloccato delle immagini. Abbiamo sbloccato le immagini di Natsuki, il ripostiglio, il bozzetto di Natsuki, che carina, e questa immagine di Halloween 2019, che devo essere sincero, Yuri e Monica, Madonna mia, spaccano questa immagine. Scegli la parola ripugnanza nel gioco della poesia. Sinceramente non mi ricordo quando ho scelto quella parola. E abbiamo sbloccato anche un'altra storia secondaria. Amor proprio. Coperta. Fiocco. Doki Doki. Topo. Gonnellina. Opla. Lecca lecca. Anime. Papà. Risatina. Frangetta. Latte. Canzoncina. Girandola. Fragola. Saltellante. Trottola. Bacetto. Fiaba. Ed infine rimbalzante. Ehi tu! Guardo in alto e vedo Natsuki accanto a me. Pensi di starti lì seduto a fissare il nulla? Abbiamo molto tempo, perciò. Ah, scusa, non volevo metterti in pensiero. Ma chi ti pensa? Non sono in pensiero. È solo che. Natsuki getta uno sguardo di fianco a sé. Ha un manga nella mano. Ah, giusto. Ero preso da una cosa, ma ora possiamo iniziare. Non ti farò aspettare oltre. Dai, ora mi fai davvero sentire una stronza. Se c'è qualcosa che ti turba, dimmi semplicemente di lasciarti in pace. A meno che. Tu non ti senti in bisogno di parlarne. Quest'ultima frase è praticamente un mormorio. No, probabilmente la faccio più grossa di quanto non sia. Stavo pensando a Sayori, tutto qui. Sayori, stai pensando a lei? Già, oggi sembra piuttosto giù, ma si rifiuta di ammetterlo con me, e così continua a chiedermi se le sia successo qualcosa. Ah, Natsuki sospira. Beh, innanzitutto, dovresti migliorare come ti esprimi. Comunque, sei il suo miglior amico, dico bene. Sì, almeno credo. Sì, in quel caso dovresti darle un po' di fiducia. Se avesse bisogno di aiuto saresti il primo a cui si rivolgerebbe, giusto? Già, è vero. A volte le persone hanno semplicemente una giornata no, non si può sempre evitare. Anzi, scommetto che non vuole che ti preoccupi perché non è nulla. È più o meno quel che ha detto lei. Forse non dovrei andare contro il suo volere. Esattamente, se avesse bisogno che ti preoccupi per lei sarebbe più evidente. Sì. Avrei dovuto immaginarlo fin dall'inizio. Natsuki giocherella con il libro che ha fra le mani. Tu ci tieni molto a lei, non è vero? Ah, però non fraintendermi. È che siamo amici da molto tempo. Che amico sarei se non mi preoccupassi? Dopotutto, anche tu eri preoccupata per me. Non è vero. Bah, se ora stai bene, diamoci una mossa e cominciamo. Ok. E la giornata passò così. A chi mostriamo la poesia? Ovviamente a Sayori che se ne andrà via. Poi la mostriamo a Yuri che ci manderà via anche lei. Proviamo con Monica. Ciao, Geko. Ciao anche a te. Di nuovo in stile Natsuki, vedo. Natsuki, ti piace davvero, eh? Ma. Oh, e dai, Geko. Verrebbe dei dubbi a chiunque, sai. Passi tanto tempo con lei ogni giorno nell'aula del club. Fai finta che ti piacciono i manga che piacciono a lei. Lo sai com'è Natsuki? Se non la secondo, finirà per odiarmi. Eh? No, secondo me è frainteso, Geko. Natsuki non pretende certo che tutti facciano come vuole lei. Sarà anche volitiva, ma non è così egoista. In realtà nessuno l'ha secondata tanto quanto te. Davvero, in un certo senso lo sapevo già, ma non volevo ammetterlo. Perciò c'è una cosa che devo chiederti. Fai attenzione, per favore. Natsuki è un po' imprevedibile. Spesso non sa nemmeno lei cosa vuole. Dopotutto è la più giovane qui. Forse non sa gestire i suoi sentimenti. Quello che intende è, se succede qualcosa di brutto, ne risentirebbe anche il club. E tu non mi faresti questo, giusto? Non so bene come rispondere a Monica. Ci tengo a lei e al club, ma parlarne così mi sembra davvero fuori luogo. Beh, sei intelligente. Sono sicura che farai la cosa giusta. Monica sorride con dolcezza. Comunque, ora condivido la mia poesia con te, va bene? Grazie. A chi mostro la poesia, ovviamente alla diretta interessata. Vediamo, vediamo. Certo che è dell'entusiasmo oggi. Ma certo, sai che mi piace come scrivi? Sono solo sorpreso. Prima faticavi molto ad ammetterlo. Beh, ma certo. Dovevo solo mettermi un po' a riga. Non è che. Cioè, non è che fossi timida o altre stupidaggini del genere. O invidiosa. Decisamente non ero invidiosa. Solo perché sei un bravo scrittore. È una cosa così stupida di cui essere invidiosi. Natsuki, cosa? Non sei molto sicura della tua scrittura, vero? Eh? Ma di che cosa stai parlando? La mia scrittura è la migliore, è ovvio. Dico bene?
Mi ci è voluto un po' per capirlo, ma finalmente ci sono. Forse Natsuki fa tanto l'arrogante perché cerca di compensare le sue insicurezze. Se si comporta come fosse la migliore, gli altri cominceranno anche a crederlo. Non è così. Geko, per favore, dimmi solo che ti piacciono le mie poesie. Non mi importa se in realtà ti fanno schifo. Ti prego, dimmi solo che sono la migliore. È solo che... devo solo sentirmelo dire da qualcuno. Lo so che sembra stupido, ma c'è un motivo se non ho mai condiviso le mie poesie prima. Natsuki. Perché? Perché nessuno mi prende mai sul serio? Che senso ha condividere le mie poesie se la gente ride e dice "ma che carina"? A volte non voglio essere carina, ma nessuno lo capisce. Quando scrivo ci metto parecchio impegno. Lo stile non conta, contano le emozioni. Perché nessuno lo vede? Voglio solo... La frase di Natsuki si perde nel nulla. Forse perché il suo labbro ha iniziato a tremare. Abbasso lo sguardo. Sta stringendo forte i pugni. Ehi Natsuki, se non stai attenta, strapperai la tua poesia. Con delicatezza, afferro la mia poesia con la mano finché lei non rilascia la presa. La appoggio sul banco e distendo le pieghe che ha provocato. Non leggerla. Prima che riesca a riprenderla, Natsuki afferra la poesia dal banco. È venuta male. E so che non sopporti le mie poesie, perciò questa non la devi leggere per forza, ok? Ma io voglio leggerla. Perché? Perché sì, mi piacciono le tue poesie. Davvero? Perché dovrei giudicarti per il tuo stile? Il mio non è certo speciale. Cioè, è vero che la prima volta che ho letto la tua poesia ti ho sottovalutata, ma ora ti conosco meglio. Dopo 3 giorni. E Yuri sbaglia se pensa che il tuo stile sia più amatoriale del suo. E Sayori ha sempre le migliori intenzioni, ma a volte pensa così tanto al lato positivo che non capisce cosa gli altri vogliono veramente. Sì, forse non ho mai pensato bene a quanto è difficile per te. E scusa se ho contribuito al problema. Ora capisco. Non sei solo carina, sei molto di più. No, ci risiamo. Ancora una volta, Natsuki stringe la poesia un po' troppo forte. Guarda in basso, nascondendomi lo sguardo. Non mi ero reso conto di quanto fosse difficile per lei, ma alla fine si costringe ad allungare il braccio e appoggiare la poesia sul banco. Puoi leggerla. Solo girati da quella parte. Non voglio che tu mi guardi in faccia adesso. Va bene, lo farò. Perché tu? Perché questi font? Domani sarà più luminoso, perché ci sarò io. Ma quando l'oggi è cupo, non posso che guardare in basso. Il mio sguardo osa un po' di più, perché tu guardi me. Quando voglio dire qualcosa, lo dico con un grido. Ma i miei sentimenti più veri non possono uscire mai. Le mie parole sono un poco meno vuote, perché tu mi ascolti. Quando qualcosa è sopra di me, io punto verso le stelle. Ma quando mi sento una briciola, non arrivo lontano. La mia testa è un poco più alta, perché tu siedi con me. Io credo in me con tutto il cuore. Ma cosa faccio quando tutto va a pezzi? La mia fede è un poco più salda, perché tu hai creduto in me. La mia penna mette sempre alla prova i miei sentimenti. Non scrivo bene, ma è il meglio che ho. Le mie poesie sono un poco più dolci, perché tu pensi a me. Perché tu, perché tu, perché tu. Oh, perché fai quella faccia? Se non ti piace, dille basta. Non mi arrabbio. No, non è che non mi piaccia. È solo un po' sorprendente. Forse non sono abituato a sentirmi dire cose così gentili. Non dire così, scemo. A cosa credi che serva scrivere? A esprimere cose che non riesci a dire e basta. Sì, capisco. Scusa se a volte non capisco. È sempre con le migliori intenzioni. E sono felice che tu mi abbia mostrato questa poesia. Mi è piaciuta. Beh, ok. Sono una professionista, perciò... Natsuki borbotta qualcosa, senza la sua solita sicurezza. È solo che... ricorda che a volte anche io riesco a pensare a queste cose. Sai, quando sei gentile con me è... importante. Ah, sono contento. Vedendo Natsuki soddisfatta, le porgo la poesia. Ma Natsuki mi prende le mani e le spinge verso di me. La forza e la decisione delle sue mani piccole e morbide mi sorprendono. Non voglio. Eh? Perché? Perché no e basta. E dai. Mi rendo conto di cosa sta facendo Natsuki. Non riesce a essere diretta e regalarmi la poesia, perciò trova un sotterfugio. Beh, allora la tengo io. Invece di prenderla in giro, scelgo di assecondarla. Bene. Altrimenti io... no, niente. Sono solo felice che tu la voglia. Natsuki tronca la frase a metà e chiude il discorso. Per quanto si sforzi di nascondere la sua espressione, la vedo sorridere appena tra sé. Per adesso è tutto, perciò valla a mettere via prima che qualcuno se ne accorga, ok? Ah, sì, vado subito. Detto questo, torno al mio posto per mettere via la poesia di Natsuki. Natsuki, preparerai cupcake, ma ce ne vorranno molti e di gusti diversi. Ce la puoi fare da sola, Natsuki?
Sfida accettata. Beh, anche se non sai preparare i cupcake, avrò sicuramente qualche sporco lavoretto da affidarti. Monica non mi lascia scelta e poi non sarebbe giusto se tu restassi a girarti i pollici. Ma certo, allora andrò da Natsuki. Preparare i cupcake sembra divertente e da come lo descrive sembra un grosso lavoro, perciò sarà meglio farlo in due. Niente paura, la pasticceria è uno spasso, vedrai. Ma giusto un minuto fa dicevi... Perché... Lasciamo perdere, ok? Beh, comunque, te la caverai da sola, Yuri. Ma certo, in fondo ci sono abituata. Oh... Ma dai! Va bene. Yuri è un po' melodrammatica, ma è difficile non dispiacersi per lei. Allora, è tutto pronto? Dobbiamo parlare di qualcos'altro? No, direi che ci siamo. Non è esaltante? Sì, sarà tutto grandioso, tranne per il recital. Dai, non dire così. E tu invece, Geko? Dice a me. Ah, diciamo che sono curioso di vedere come andrà. A me basta. E tu, che ne dici, Yuri? Yuri? È ancora imbronciata. Anche Natsuki inizia a fare il muso lungo. Non è... Voglio dire, non è poi così importante. Forse c'è dell'altro. Eh? Temo che Yuri si senta poco apprezzata in genere. Prima deve inventarsi qualcosa da fare, poi nessuno si offre di aiutarla. Questo non significa... Natsuki getta sguardi preoccupati da un membro del club all'altro. Senti. Natsuki si fa avanti e posa le mani sulle spalle di Yuri. Yuri, sei quella con più talento fra di noi. E ci aiuterai a rendere l'evento ancora più divertente e accogliente. Cioè, anche i cupcake fanno la loro parte. Ma sarai tu a creare l'atmosfera speciale. E sarà quella a decidere come si sentirà il pubblico del recital. Allora, smetti di fare la scema e credi più in te stessa. Natsuki fa scivolare le sue mani e si volta dall'altra parte. Non lo pensi davvero, dico bene? Non proprio, ma... Yuri non è la sola a essere sorpresa. Anche Monica e io siamo spiazzati dalle parole di Natsuki. Parole incoraggianti da Natsuki. Inizio a capire. Cerca di parlare come Sayori. Non ha funzionato granché, ma ha cercato di comportarsi come avrebbe fatto Sayori. Perché Sayori vuole sempre rinfrescare e far sorridere tutti quanti. Scusa se sono stata scema. Farò del mio meglio e insieme organizzeremo un evento grandioso. Sì, già. Mi auguro che farete tutti del vostro meglio. E con questo direi che non resta altro per oggi. Perciò direi che è ora di andare. Ok, ma voglio fermarmi ancora un pochino. Oggi non ho praticamente letto nulla, perciò... Ok, non c'è niente di male. Mettete tutti via le vostre cose. Inizio a seguire Monica e Yuri oltre la porta mentre chiacchierano fra di loro. Eh? Tu dove vai? Eh? Dobbiamo decidere cosa fare per questo weekend. Stai rientrando a casa senza nemmeno sapere come contattarmi. Oh, hai ragione. Come ho fatto a non pensarci? Per fortuna che ti ho fermato. Ti darò il mio numero, ok? Vedi di non fare lo strano. Perché mai dovrei... Natsuki mi dà il suo numero. Ok, domenica vengo da te. Porto tutti gli ingredienti. Aspetta, vuoi venire a casa mia? Beh, sì. Che problema c'è? Cioè, se devo aiutarti, devo venire a casa tua. Sì, come no. Far venire un ragazzo in casa mia. Mio padre m'ammazza. Davvero? Sembra davvero drastico. Già, come credi che mi senta? Quando papà è in casa non posso fare niente. Comunque, mi sono sfogata. Ora abbiamo i nostri numeri. Non ci serve altro. Ti mando un messaggio quando arrivo. Ok, per me va bene. Sì, voglio davvero mostrarti perché amo tanto la pasticceria. Vedrai che ti piacerà. Oh, non è detto che mi avresti dato tutti i lavori più ingrati? Beh... Facevo per dire. Davanti a tutte non potevo mica dire che non vedo l'ora di iniziare. Cosa? Davvero? Beh, abbastanza. È che non ho mai cucinato con qualcuno prima. Tutto qua, perciò... Ok, ho capito. Non volevo stressarti. Comunque, ora vado. Ci vediamo domenica. Ah, come non detto. Piccolina. È già domenica. Sono sempre più in ansia per la visita di Natsuki. Continuo a ripensare che non c'è ragione di innervosirsi, ma non serve a molto. Chissà se si comporterebbe diversamente se fossimo noi due da soli. Nel frattempo mi tempesta di messaggi. Ci siamo scambiati i numeri per sicurezza, ma è diventata una conversazione. Al telefono sembra un'altra persona, usa un mare di emoji e frasette carine. E le piace un sacco lamentarsi, ma quello me l'aspettavo. Ma mettendo a parte Natsuki... Sayori non si è più fatta sentire da quando ha lasciato il club l'altro giorno. E purtroppo sappiamo già come andrà a finire. Saluto Sayori ed esco da casa sua. Tornando a casa mia mi sento a disagio. Ma Natsuki sta per arrivare e fatico a continuare a pensarci. Forse ha ragione Sayori. Non dovrei preoccuparmi troppo e comunque avremo modo di divertirci domani. Meglio concentrarsi su quel che mi aspetta. L'ansia per l'arrivo di Natsuki dura solo un paio di minuti. Subito arriva un messaggio, è alla mia porta d'ingresso, e subito apro per farla entrare.
Come va? Ehi, non dovrebbe stupirmi, ma vedere Natsuki vestita così carina mi lascia spiazzato. In confronto, la sua solita uniforme scolastica sembra completamente inadatta. Ehi, non mettermi subito a disagio. Sarà un lungo pomeriggio, perciò non fare lo strano solo perché non mi vedi mai fuori da scuola. Comunque, ora entro. Vedo che hai portato un sacco di roba. Natsuki ha un grosso sacco con sé, immagino pieno di cose di pasticceria. Beh, non volevo certo venire fin qui e scoprire che non è il necessario in cucina. Hai comprato tutto quello che ti ho detto, giusto? Sì, sì. Ieri Natsuki mi ha dato una lista di ingredienti da comprare se non li avessi già avuti in casa. Ok, è bello poter contare su di te. Beh, è ovvio. Mi sorprende che Natsuki dica una cosa simile anziché le sue solite osservazioni sarcastiche. Che sia davvero diversa quando è fuori da scuola. Comunque, andiamo in cucina. Ehi, non ti offri nemmeno di portare questo grosso sacco per me? Dove è finita la tua ospitalità, Geko? Andiamo. Da quando in qua devo fare il galante? Afferro il sacco che mi porge Natsuki. È assurdamente pesante. E pensa che l'ho portato fin qui. Non sei colpito? Ora che ci penso, sì. Sono davvero colpito, Natsuki. Finisco sempre per sottovalutarti. È perché sono piccola, vero? Cretino. Natsuki mi dà un pugno in petto. Ehi, ehi. La tua taglia non c'entra nulla. Ho di tanto essere minuta. Eh? Non è che lo odio. Cioè, a volte mi piace smentire chi mi sottovaluta. È divertente essere la più piccola, ma anche la migliore. Ma... ah, lasciamo perdere. Che cosa mi fai dire? Non farmi strane domande solo perché non siamo a scuola. Vogliamo iniziare o no? Devo insegnarti un sacco di cose. Cosa? Questo è più nel tuo stile. Sei più divertente quando parli così liberamente. Ehi, ora sì che mi tratti come una ragazzina. Volevo solo essere gentile con te, sai. Solo perché non sono tutta formosa e sexy come Yuri, non puoi trattarmi come se... Sorpresa dalle sue stesse parole, Natsuki diventa rossa in viso. Natsuki... Lascia perdere! Non ho detto niente! Voglio chiederti scusa. Eh? Grazie per aver cercato di essere gentile. Anche io avrei dovuto fare più attenzione. Però, se lo pensi davvero, ricorda che un sacco di ragazzi preferiscono la corporatura come la tua. Ah, e come fai a saperlo comunque? Su questa cosa fidati di me. Fidati davvero di me. Io sto con una ragazza minuta. Schifoso! Ehi, parli di me! E di chi se no? Accidenti, vediamo di incominciare. Diventi tutto acido quando una ragazza ti dà dello schifoso. Finalmente sei il tuo punto debole, Geko. Natsuki sorride subdola. Oh, per carità. Beh, se Natsuki decide di insultarmi ancora così, le rispondo per le rime. Ma per ora sembra soddisfatta e inizia a vuotare il sacco per mettersi all'opera. In un attimo, l'intera cucina è un disastro. Ogni singolo ripiano è ricoperto di cucchiai, ciotole sporche, farina, liquidi versati e sacchetti di plastica. Che tipo di liquidi, scusa? Il frullatore non è grande abbastanza per tutta la pastella, dovremmo farla in più volte. Nel frattempo, Natsuki sorveglia ogni mio movimento per assicurarsi che non rovini la sua preziosa pasticceria. Geko, dove hai messo il colorante alimentare? La pastella va infornata fra poco, devo riempire le teglie. Credo che sia ancora nel sacco accanto al tavolo. A cosa ti serve? A colorare la pastella, chiaro. Ciascuna teglia avrà un colore diverso. Così tutti possono scegliere il preferito, anche se il sapore non cambia. Bella idea. Faremo qualcosa di simile con la glassa. Lo vuoi fare? Oh. Perché lo chiedi a me? Non ho davvero preferenze, perciò... Andiamo. Non stai mettendo un goccio di passione in questa cosa. Non puoi almeno fingere di divertirti? Ma mi sto divertendo. Non so proprio cosa vuole che faccia. Nel frattempo Natsuki divide la pastella in ciotole più piccole e versa qualche goccia di colorante alimentare in ciascuna. Ah, sì, ma è davvero bello. Visto? La pasticceria non è solo seguire delle istruzioni. Con la presentazione sei libero di scatenare la creatività e divertirti. E viene ripagato un milione di volte alla fine quando vedi gli occhi di tutti che si illuminano. Come i tuoi cupcake del primo giorno, vero? Ricordo l'entusiasmo di Sayori e Monica nella presentazione dei dolcetti a forma di gatto di Natsuki. Mi domando se potrei rendere Natsuki altrettanto orgogliosa. Allora userò il colorante anche io. Vedo che inizi a capire. Assicurati solo che la glassa sia ben mescolata prima di iniziare col colorante. Già, ci siamo quasi. Mentre il frullatore è impegnato con la pastella, per la glassa dovrò arrangiarmi con una frusta e una ciotola enorme. Eh? La glassa è ancora piena di grumi? Ma che combini? Faccio del mio meglio. Mi serve solo ancora un po' di tempo. E dai, di questo passo faremo notte. Ecco, guarda. Natsuki mi prende la frusta con una mano e con l'altra inclina la ciotola. Devi davvero frustarla, di santa ragione! In pochi secondi la consistenza della glassa è visibilmente migliorata. Vista? Quasi a ribadire, Natsuki prende una ditata di glassa e se la ficca in bocca. Con riluttanza faccio altrettanto.
Ehi! Improvvisamente Natsuki mi afferra il polso. Non voglio le tue luride dita nella mia glassa. La tua glassa, eh? Non dimentichi che ha fatto tutto il lavoro. Per tutta risposta spingo il mio dito verso la ciotola. Non t'azzardare, ho frusto di santa ragione anche te. Voglio quella glassa. Voglio proprio vedere. Spingo più forte, quanto basta per toccare la glassa. Trionfante, la raccolgo un po' col dito mentre Natsuki tira con tutte le sue forze. Non t'azzardare. Trascinato indietro, barcollo insieme a Natsuki. Bah! Mi è finita in faccia! E di chi è la colpa? Natsuki ha una grossa patacca di glassa sulla guancia. Cerca di arrivarci con la lingua, ma è troppo lontana. Dai! Sai cosa? Beccati questo! Natsuki raccatta la glassa con il dito e la spinge verso di me. Ti piacerebbe? Sono più veloce. Le afferro il polso prima che raggiunga il mio viso. Natsuki cerca di rispondere con l'altra mano, ma afferro anche quella. Basta! Prima scusati per avermi dato dello schifoso. Ma tra l'altro... noi abbiamo la divisa scolastica anche in casa. Cioè, quelli sono i vestiti da scuola. Va bene, mi scuso per averti dato dello schifoso. Sai che non dicevo sul serio. È che mi diverte vedere come reagisci. Dopotutto, anche tu lo fai di continuo. Sempre lì a dire cose sceme per provocarmi. Non dovresti punzecchiare le ragazze in quel modo. Davvero? Allora non dovrei nemmeno fare questo. Prendo il dito di Natsuki e me lo metto in bocca, leccando via la grassa. Cosa? Tra l'altro, questa cosa è all'inverso di quanto ha fatto con Yuri. Yuri prende il nostro dito in bocca e noi ci sorprendiamo. Noi invece prendiamo il dito in bocca di Natsuki e lei si sorprende. Davvero, hai? Natsuki è così sorpresa che non sa nemmeno come prendersela con me. È tutta rossa in viso. Jeko, non dovresti fare una cosa simile per... non dovresti fare una cosa simile a una ragazza. A meno che non ti piaccia davvero. Lo sai questo, vero? Che razza di domande mi fa? Come siamo arrivati a questo così all'improvviso? Non lo so, forse l'hai preso il dito in bocca. Io... Natsuki mi fissa in silenzio. E fissandoti con quello sguardo, noto che ansima affannosamente. Perché mi gira la testa? All'improvviso l'allarme antincendio inizia a fischiare. Natsuki corre verso il forno. Sta bruciando qualcosa. Sbaglio, non avevi ancora infornato niente. Ecco perché... hai lasciato una teglia sporca nel forno, scemo! Come hai potuto fare un errore simile? Perché non hai controllato prima di accendere il forno? Non darmi la colpa per i tuoi sbagli, davvero. Usando un guanto da forno, Natsuki estrae la teglia annerita e la posa sui fornelli. Il fischio dell'allarme cessa subito dopo. Comunque, ora iniziamo a infornare. Sì, la tensione di un attimo fa aleggia ancora nell'aria, ma il momento è già andato. Guardo mentre Natsuki fa scorrere le teglie di cupcake nel forno. Riluttante, raccolgo la frusta e continuo a preparare la glassa, come se nulla fosse. Ah, che profumino! I cupcake sono pronti per essere sfornati. Appena Natsuki apre lo sportello del forno, l'aria calda e zuccherosa inonda la stanza. Guarda che carini che sono! Piena di orgoglio, mi mostra le teglie piene di cupcake di diversi colori. Saranno ancora più belli quando metteremo la glassa. Non che tu debba dirlo a me! Ho portato il necessario per le decorazioni, spero che sarai creativo. Ecco, riempi questi di glassa. Natsuki mi passa alcuni sacchetti di plastica triangolare. La sacca poche. Riempio la mia sacca poche. Uso una bocchetta poche. Quella per bignella poche. E si ottiene una ganache. Ho tirato fuori una vecchia YouTube poop, madonna mia. Se sapete qual è, scrivetela qui nei commenti. Ho diverse bocchette per farla sembrare tutta soffice e spumosa. Questa fa anche fiorellini. Ma direi che stavolta non ci serve. Questa cosa serve? Prendo una bocchetta con un'apertura molto piccola. Serve per disegnare righe o altri motivi, per quello è così sottile. Puoi anche usarla per scrivere sulle torte. Scritte come buon compleanno, per capirci. Capito. In effetti, mi fai venire un'idea. Sarà un evento letterario, no? Perché non scriviamo una parola diversa su ciascun cupcake? I visitatori potranno scegliere quello che preferiscono. Sarà divertente. Ah. Mi aspettavo che dicessi qualcosa di scemo. E invece è un'idea molto graziosa, perciò... Forse è la tua influenza. Cosa vuoi dire? Non sono graziosa. Andiamo. Non siamo a scuola, non c'è nessuno che ti giudica. Non puoi vestirti così e aspettarti che non ti trovi graziosa. La voce di Natsuki sembra perdersi. Anche tu. Hai detto qualcosa? No, niente. Pensiamo a glassare. Natsuki affretta il ritmo e inserisce la bocchetta su ciascuna tasca. Abbiamo un sacco da fare, non c'è tempo da perdere. Ecco, ti mostro come si fa. Natsuki passa oltre senza darmi il tempo di pensare a cosa è successo. Mi mostra come applicare la glassa e ci mettiamo all'opera entrambi.
Quando i cupcake sono pronti, Natsuki li mette tutti affiancati per ammirare il nostro lavoro. Guarda che belli che sono insieme. Già, davvero? Ah, quanto vorrei assaggiarne uno. Beh, non vedo perché no. Non ci sarebbe niente di male. Beh, sì, ma... mio padre cucina la cena stasera e non devo proprio guastarmi l'appetito. Con Sayori sarebbe tutto l'opposto. Se fosse qui avremmo già perso una dozzina di cupcake e poi mangerebbe comunque la cena. E dai, così è davvero malsano. E poi, quando papà cucina devo mangiare il più possibile. Comunque, speravo di trovare un po' di tempo per i manga, ma devo rientrare per la cena. Ah, di già. Che peccato. È colpa tua che sei lento. Avresti dovuto pensarci. Non ti capiterà un'altra occasione come questa. Accidenti. Come al solito, Natsuki mi dà la colpa di tutto. Ricordati di portare i cupcake domattina, intesi? Se dividi il carico con Sayori dovresti farcela in un viaggio solo. Sì, va bene. E non temere, non se ne mangerà nemmeno uno. Se solo mi desse retta come fa con te. Ah. Sì. Ripenso alla mia conversazione di oggi con Sayori. Ah, quanto mi sono sentito inutile. Sayori mi ascolta sempre, ma oggi sembrava del tutto incapace di farlo. Ok, ho preparato tutto quanto. Comunque, grazie per l'ottimo lavoro di oggi. Anche a te. Allora ti accompagno, immagino. E così Natsuki sta già per andarsene. Il pomeriggio mi sembra passato in un lampo. E soprattutto, ho colto l'occasione per avvicinarmi a lei come volevo. Beh, allora io vado. Grazie ancora per l'aiuto. Ci vediamo domani. Aspetta, Natsuki. Eh? Quello che dicevi prima, sul non avere un'altra occasione. Non deve per forza essere così. Oggi mi sono divertito. Mi hai mostrato quanto è divertente la pasticceria, come volevi. Ma a parte questo, puoi venire qui ogni volta che vuoi, intesi? Se è possibile, credo che mi piacerebbe passare dell'altro tempo così. Se vuoi leggere dei manga o andare da qualche parte... Dici sul serio? Natsuki mi fissa intensamente, come nasconde la sua espressione. Sì. Voglio passare dell'altro tempo con te. Geko, credevo che volessi solo preparare per il festival. Ah, scusa se devo andare così presto. Non vorrei proprio. Rimarrei qui se potessi. Anche io provo lo stesso, perciò... Oh, improvvisamente Natsuki si avvicina a me. Aspetta, Natsuki. Natsuki è a pochi centimetri da me e guarda in alto verso il mio viso. Sento le sue dita afferrare gentilmente i fianchi della mia camicia, come se si aggrappasse a me. Il rosa delle sue guance e quello dei suoi occhi mi riempiono la vista, insieme alle sue labbra socchiuse. Che sta succedendo? La testa inizia a girarmi mentre sento il suo dolce sospiro su di me. Lo provo. Da qualche tempo ormai. Eh? Natsuki sobbalza improvvisamente indietro. Sayori! Eh? Ah, ciao Geko. Sayori, poco fa non è che... Va tutto bene, Geko. Sono solo passata a salutare. Ah, ah. Beh, potevi passare un po' prima. Ormai me ne sto andando, perciò... Oh, davvero? Mi dispiace tanto. Sì, beh, tanto ci vediamo domani al festival. Ma non mangiare cupcake prima di allora. In ogni caso vado. Natsuki affretta il passo, chiaramente turbata, mentre Sayori la saluta con la mano. Ciao, stronza. Ah, povera Sayori. È il giorno del festival. E con questo abbiamo concluso tutte le route disponibili per ora. Devo dire che i bozzetti fatti così mi piacciono molto di più dell'immagine originale. L'immagine è bella, per carità, ma quei bozzetti lì sono più carini. Quindi, signori, ci siamo. Domani è il giorno del festival. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.